Buonasera e buona domenica. Ricapitoliamo insieme a voi i principali fatti della settimana. Era uscita per spostare la macchina in giardino e per dare da bere alle piante, come spesso fa la mattina presto, ma in cortile ha trovato due energumeni che l'aspettavano. L'hanno imbavagliata, costretta a entrare in casa e consegnare soldi e gioielli. Poi l'hanno legata mani e piedi a una sedia. «Se parli ti ammazzo», diceva uno dei due, mentre lei con gran coraggio si dimenava per liberarsi e chiedere aiuto. Poi se ne sono andati. Fortunatamente i vicini, come fanno spesso la mattina, sono andati a salutarla e l'hanno trovata imbavagliata e legata. E a quel punto hanno chiamato i carabinieri. Ora i familiari vivono nel terrore, nessuno vuole parlare per paura di una ritorsione. Ci dice che uno piccolo, uno grande, uno buono, uno cattivo, c'è uno che le ha messo da bere, l'altro che le è andata anche da uccido, le teneva la mano perché lei si vincolava, voleva chiamare, no? Chiamava i vicini, chiamava... Vabbè. Fortunatamente la donna, energica e in salute, non ha riportato ferite gravi e non è nemmeno andata in pronto soccorso per farsi vedere. È andata invece dai carabinieri a descrivere i suoi aggressori. Si trattava dei due uomini con il volto coperto che parlavano con accento meridionale, ha detto. I due sarebbero spariti lungo i campi dietro casa, rubati soldi e gioielli di poco valore, ai quali comunque l'anziana donna era molto legata. Ladri già passati, non c'è più niente da prendere. Il cartello campeggia sulla vetrina attaccato poco più in basso dall'altro avviso, chiuso per ferie. Siamo a Vigonza, il titolare del locale Albaretto di via Padova ha deciso di semplificare le cose ai ladri. Esasperato dopo ben 4 furti in pochi mesi, è partito per l'unica settimana di vacanza che si concede, quella di Ferragosto. Ma ieri notte i ladri hanno forzato la porta d'ingresso e scassinato 2 videopoker rubando tutto il denaro contenuto. Ad accorgerne sono stati vicini, che hanno subito chiamato i parenti del gestore. All'interno si vede ancora il passaggio dei malviventi con il videopoker divelto. E così, per evitare altre incursioni durante i pochi giorni di vacanza, sono corsi ai ripari avvisando eventuali altri malintenzionati. Dentro non c'è più nulla, inutile far fatica per scassinare le vetrate. Il titolare arriva tutte le mattine e se ne va alla sera, tutti i giorni, e viene ripagato così, raccontano commercianti di via Padova a Vigonza. Nemmeno quando si è in ferie qui si può stare tranquilli. Una lettera con dentro un proiettile e una minaccia. Morte a Bitonci, Tollio e Lollo. No all'accordo, attenti, non si cambiano turni e salari. La lettera, scritta con un normografo, è stata inviata alla sede di Bus Italia in via del Pescarotto a Padova ed è stata recapitata l'11 agosto e aperta il 16. Ora è in mano ai carabinieri. È stata infatti presentata regolare denuncia e ora prenderanno il via le indagini. Intanto in città è scoppiato il caso. Esprimo la mia personale solidarietà ai due lavoratori coinvolti, ha scritto il sindaco Bitonci su Facebook, e per quanto mi riguarda, non temete, non arretrerò di un millimetro dalle mie posizioni, rifiuto la scorta e vado avanti tra la mia gente a testa alta. La fusione è già realtà ed è stata sottoscritta con una larghissima intesa da parte di tutti, dice il presidente di Bus Italia Andrea Ostellari. Chi ha scritto quella lettera è un mitomane. Solidarietà al sindaco e ai sindacalisti anche dal PD. Auspichiamo che la nota professionalità delle forze dell'ordine conduca presto all'individuazione dei responsabili di questo grave ed inquietante episodio, ha detto il consigliere Massimo Bettin. Presa di posizione netta anche dei sindacati CGIL e CISL. Ribadiamo che quanto successo non condizionerà in alcun modo l'impegno del sindacato e dei suoi delegati. Sull'argomento è intervenuto anche il presidente della regione Luca Zaia. Non ci sono parole per commentare questo episodio, ha detto. Si tratta di minacce vergognose che non riusciranno a inquinare la serenità e la correttezza che animano la dialettica politica ed istituzionale della nostra società. Erano tutti convinti che di questa piccola oasi della terza età immersa nel verde delle campagne di Albignasego non si parlasse più. Fiduciosi che il rischio chiusura e sgombero degli anziani fosse scongiurato per la casa famiglia gestita dalla Onlus Sandra, un progetto sperimentale di convivenza per nonni che così evitano case di riposo e badanti, tenendosi poi compagnia. Invece ecco il nuovo avviso del comune. La regione non ha ancora legiferato, dunque chiudete entro il 31 agosto. Sarebbe meglio ospitare dei profughi. E beh, a questo punto sì, io non c'ho nulla, Dio ce ne liberi, contro i profughi,
Però caspita, a sto punto sì, cioè è questo che non si capisce ancora. Sarebbe tutto più semplice e rapido in effetti, è la provocazione dei coniugi Merola. Forse dovremmo diventare noi dei profughi, no? I nonni, noi proprio italiani dovremmo diventare dei profughi, forse saremmo più tutelati. Niente ferie per la famiglia allargata, qualche giorno di vacanza lo avrebbero comunque fatto in compagnia degli anziani in montagna. Le dico che qui si sta bene, e che il comune ha finito a rompere scatole. E che il sindaco si faccia far vedere qua, no? A dire tante cose e non si è mai fatto vedere qua a trovare i nonni. Ah, dovrebbe venire qui. Che se vergogna. Alcuni nonnini nei mesi scorsi hanno anche accusato Malori per l'ansia di perdere questa vita in compagnia. Stanno facendo la legge sull'affido su un progetto che effettivamente va bene e questo progetto lo chiudiamo perché non serve. Come non serve? Ma se stiamo facendo... Questa legge è proprio sulla base di questo e vogliamo... è veramente una cosa dell'altro mondo. Due giorni prima dell'incidente eravamo accompagnati all'aeroporto e eravamo rimasti assieme qua a casa. Erano stati ospiti qua per 2 mesi, a casa nostra. Fra Tarcisio, che con Fra Leonardo viveva in Argentina ormai da 50 anni, era stata a casa del fratello a Selvazzano per 2 mesi prima di ripartire per la sua missione. Aveva festeggiato i 60 anni di professione religiosa, era ripartito per mantenere una promessa. Aveva giurato a Leonardo, che invece era rimasto in Argentina, che lo avrebbe aiutato con i visti per farlo tornare per qualche tempo a Curtarolo. Sono morti mentre tentavano di esaudire quel desiderio. I due sono rimasti uccisi in un incidente stradale mentre tornavano da Buenos Aires, dove erano andati a rinnovare il passaporto di Leonardo. A Curtarolo, Leonardo era atteso dai fratelli Antonio e Olivo, che lo aspettavano a fine agosto per festeggiare i 60 anni della professione religiosa e gli 80 anni compiuti a giugno. Io l'ultima volta l'ho sentito sabato scorso, 4-5 giorni prima di quello che è successo. L'ho sentito bene, ha detto che appena arriva il passaporto viene giù per la fine di agosto. Doveva arrivare. Sul tavolo di casa ci sono le foto dei vari momenti della vita religiosa di padre Leonardo. I fratelli ricordano quanto giovanissimo era partito per l'Argentina. Qui, a Olavarria, aveva contribuito a creare la parrocchia dell'Immacolata Concezione. Antonio, con le lacrime agli occhi, racconta degli ultimi aiuti mandati in Argentina. Ha fatto tanto perché io sono stato lì. Ho visto tutto, cosa ha fatto lui. Padre Leonardo allestiva i mercatini e con i soldi aveva costruito un capannone e dava da mangiare ai poveri. Nella sua parrocchia in Argentina aveva deciso di essere sepolto quando sarebbe venuto il momento. Giovedì sera a Curtarolo ci sarà una messa per ricordarlo. E chissà che un ricordo non arrivi anche da Papa Bergoglio. Antonio, fratello di Tarcisio, rimasto in vita e ora solo in Argentina, aveva lavorato con lui, si occupavano insieme delle vocazioni dei giovani argentini. Lì Bergoglio aveva incrociato più volte lo sguardo di Tarcisio, che ne parlava con affetto. Partorire a 28 anni, gettata a terra tra le siringhe e la sporcizia, una scena che potrebbe essere avvenuta nella più sperduta delle favelas, ma che invece è accaduta a Padova in pieno giorno. Il bambino è morto, la sua mamma è in ostetricia, la polizia sta facendo indagini. Resta il fatto che la zona delle banche è abbandonata a se stessa da troppo tempo ormai, colpa forse di una politica urbanistica poco attenta e di una serie di fallimenti dei progetti e delle aziende che avrebbero dovuto riqualificare l'area. Prima c'era il parcheggio, poi doveva sorgere l'auditorium, ma alla fine ciò che resta è solo un cantiere. La zona degradata non per volere del comune ma per volere dei meccanismi legislativi che vedono un fallimento trascinarsi con tempi biblici. Un anno fa ci eravamo illusi che si sbloccasse la situazione, il sindaco aveva anche incontrato la nuova società che rileverà e che vuole rilevare in procedura per rilevare l'area dal fallimento, però i tempi del tribunale sono lunghissimi. Nel frattempo quell'area è un'area di degrado. Nel contesto della riqualificazione spesso si è parlato anche delle cucine popolari e della necessità di spostarle da dietro la stazione, cosa che per esempio il Comune di Roma è riuscito a fare. Le cucine popolari sono un luogo privato della Curia che ha permesso la possibilità di farlo, non ha nessuna intenzione di sbagliare, il nuovo vescovo, magari fare le stesse proposte che abbiamo fatto precedente, il comune vuole anche metterci di suo se deve dare una mano a uno spostamento. Non si capisce perché in una stazione e non da un'altra parte, perché? Perché? Cioè qual è il motivo? Per motivo di affetto o di sfida verso la gente?
Si erano conosciuti con ogni probabilità su Facebook e lui deve aver frainteso una disponibilità sessuale che forse non c'era. Le ha toccato il seno, poi le parti intime e infine ha tentato di baciarla. Lei, 17enne, residente in un comune della cintura urbana, è scappata. È corsa a casa dal papà e gli ha raccontato tutto. Il padre ha preso la macchina ed è andato a cercarlo a Montegalda, nel Vicentino, dove evidentemente sapeva di trovarlo. Lo ha fermato e lo ha picchiato. Poi sono arrivati i carabinieri che hanno arrestato l'uomo. I fatti sono accaduti alle 17 di ieri in provincia. Benedetto Roberti, PM della Procura di Padova, ha disposto l'arresto dello straniero per violenza sessuale. Lui è Yahya Kurballi, originario del Mali. Stando a quanto risulta agli archivi delle forze dell'ordine, l'uomo sarebbe arrivato con un barcone a Lampedusa il 31 maggio scorso ed è stato identificato nel primo centro di accoglienza sull'isola. In quell'occasione aveva detto di chiamarsi Carlo Marx. Poi è arrivato nel nord Italia. A Vicenza aveva fatto richiesta di asilo politico. Fonti della Prefettura di Padova negano che fosse ospite di una delle strutture di accoglienza della provincia. Forse si appoggiava a casa di connazionali. L'uomo si trova ora in carcere al Due Palazzi. Il modello della scuola parentale non è ancora stato approfondito, quindi per noi il riferimento resta quello delle paritarie cattoliche. Con questa motivazione la diocesi di Padova ha rifiutato ad una associazione di genitori l'istituzione di una scuola parentale nei locali della scuola materna cattolica della parrocchia di Sant'Ignazio di Loyola a Montà. La scuola parentale è quella che non prevede la teoria gender, che definisce l'identità di genere sessuale. Gli psicologi però ribadiscono il compito di affrontare il tema dell'affettività e della sessualità appartiene prima di tutto alla famiglia. Da ricordarsi è che comunque il messaggio dato dalla famiglia per quanto riguarda questi temi e in generale i valori è molto più importante di quello trasmesso dalla scuola. Non c'è niente che non si può dire a un bambino. Il bambino non ha malizia, la malizia è solo dentro noi adulti. Di sicuro c'è una differenza fra maschio e femmina. Non c'è differenza in quanto siamo esseri umani. Già San Paolo diceva che non c'è più né schiavo né libero, né greco né romano, né uomo né donna. Questo la Chiesa deve ricordarselo. Verso le 5 del pomeriggio sono uscita nel mio paese per trovarmi con degli amici e siccome pioveva mi sono fermata sotto i portici per aspettarli. È arrivato questo ragazzo di colore in bicicletta, è venuto vicino a me, mi ha stretto la mano e ha cominciato a chiedermi cose tipo come ti chiami, io mi chiamo Max. Sono venuto qua da solo, non ho amici, non ho nessuno, sei bellissima. Poi ha cominciato ad avvicinarsi, ad accarezzarmi il viso, i capelli, mi continuava a ripetere sei bellissima, sei più brava delle ragazze di Padova, le ragazze di Padova non ti parlano, non ti evitano. A un certo punto mi ha stretto e ha cominciato a strusciarsi con tutto il corpo e ad accarezzarmi dappertutto, metteva la sua faccia nel collo e io gli ripetevo basta, lasciami per favore e cercavo di spingerlo ma non ci riuscivo e ha cercato di baciarmi a quel punto e poi continuando a spingerlo si è staccato da solo. Gli ho detto devo andare, piavo le spalle al muro e avevo davanti lui, quindi non avevo via di fuga. A un certo punto sono riuscita a spingerlo via con tutta la forza che avevo e sono scappata. La ragazza a casa ha raccontato tutto al papà. Lui ha chiamato i carabinieri, ha preso la macchina ed è andato a cercarlo. Lo ha trovato a Montegalda, Vicenza, e lì lo ha bloccato. Ero molto arrabbiato e credo di avergli detto qualcosa che magari adesso come adesso a mente fredda non direi. Però l'ho bloccato, gli ho detto qui non ti muovi, adesso aspettiamo i carabinieri. Lei si sarebbe comportato così anche se fosse stato ragazzo italiano? Assolutamente sì. Per me il colore della pelle non è un pregiudizio. Cioè. Innanzitutto che se ne debba tornare a casa sua. Due, che non sia un profugo, perché uno che scappa dalla morte e dalla fame, l'ultimo pensiero che gli viene è quello di andare a molestare le donne del paese che lo ospitano. Andiamo a verificare i requisiti di questo signore. I veneti, gli italiani, non hanno paura del diverso, i veneti, gli italiani hanno paura dell'ignoto, perché abbiamo di fronte delle persone che non sappiamo chi sono, peraltro sappiamo con certezza che 2 su 3 non sono neanche profughi, quindi questo è quello che diciamo noi, siamo disposti ad accogliere i profughi, pensiamo che chi scappa dalla morte, dalla fame sicura, debba avere una risposta dalla comunità italiana, veneta e internazionale, però non siamo davanti a un governo di incapaci,
che non ci manda profughi, ma ci manda 2 persone su 3 che sono dei migranti economici e spesso come questo. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buona serata.